Che cos'è la Divina Commedia e perché Dante scrive quest'opera? Una risposta a queste due domande è contenuta in un testo fondamentale che è l'Epistola XIII a Can Grande della Scala. In questa lettera indirizzata a Can Grande della Scala, il signore di Verona, presso cui il poeta aveva trovato ospitalità negli anni dell'esilio, Dante inserisce, diciamo così, una vera e propria guida introduttiva all'opera. Qui egli definisce il genere in cui si scrive l'opera, il genere della commedia, e precisa in quali termini, e soprattutto definisce la finalità dell'opera. A quale genere appartiene la commedia? Prima di rispondere a questa domanda, leggiamo i primi due righi in cui Dante chiarisce qual è il titolo dell'opera. Il titolo del libro dice: "E comincia la commedia di Dante Alighieri, fiorentino di nascita, non di costumi". È un titolo molto interessante perché contiene una notazione polemica. Dante afferma di essere nato a Firenze, ma di non condividere i costumi dei suoi concittadini, cioè di non essere corrotto come loro. È un titolo polemico nei confronti di coloro che lo esiliarono dalla patria, ma è anche in qualche modo allusivo alla centralità della critica dei costumi e dei temi politici all'interno del poema. Ebbene, la centralità della critica dei costumi e i temi politici è una caratteristica della commedia in generale. Quindi anche in questa spiegazione del titolo Dante riconosce alla commedia una caratteristica, la sua commedia, una caratteristica del genere commedia in generale. Per spiegare il titolo dato al poema, Dante contrappone la commedia alla tragedia. Perché quest'opera è una commedia? Per far questo Dante, per dare questa definizione, Dante parte dalla differenza tra tragedia e commedia. Dice: la tragedia da principio è ammirabile e quieta, e nella fine o esito è rivoltante o terrificante. Dice: la commedia invece comincia dalle difficoltà di un soggetto qualunque, ma la sua materia termina felicemente, come è evidente nelle commedie di Terenzio. Quindi è chiara la scelta. La tragedia ha un inizio lieto e una fine tragica. Lo stile della tragedia è elevato e sublime, e questa tratta di argomenti nobili. La commedia invece, dice Dante, si caratterizza per un inizio difficoltoso e una conclusione lieta. Lo stile umile coincide con, nel caso di Dante, con la scelta del volgare. Quindi i motivi che hanno indotto Dante a utilizzare questo titolo sono evidenti. Tuttavia, a proposito dello stile, non possiamo affermare che la commedia dantesca si tenga unicamente su un registro stilistico umile e basso. Al contrario, possiamo affermare che la Divina Commedia, proprio per la complessità della realtà che rappresenta, si avvale di una molteplicità di stili. Per giustificare questa molteplicità, questa varietà, Dante scomoda Orazio, poeta latino, che nella sua arte poetica, come si legge nel passo citato, autorizza espressamente l'autore comico a sconfinare nel tragico. Quindi la citazione di Orazio legittima la commistione di stili proprio della Divina Commedia, dove il registro aulico e alto coesiste con quello basso e comico. La visione luminosa della candida rosa dei beati nel trentesimo del paradiso può coesistere con l'immagine scurrile del demonio malacoda che avea del cul fatto trombetta nel ventunesimo dell'inferno. Qual è la finalità dell'opera? Davanti
A Rigo 55 Dante definisce qual è la finalità dell'opera e scrive: il fine del tutto, cioè del poema e della parte, vale a dire del paradiso, la lettera infatti accompagna alcuni canti del paradiso, che la cantica del paradiso che Dante dedica a Can Grande. Quindi la finalità del poema e della parte del paradiso potrebbe essere molteplice, cioè prossimo e remoto, ma tralasciando un minuzioso esame si può dire brevemente che il fine del tutto, cioè del poema e della parte, vale a dire del paradiso, è togliere dallo stato di miseria i viventi in questa vita e condurli allo stato della felicità. Due sostantivi, miseria e felicità. La miseria è l'infelicità, la felicità è una condizione di vita ovviamente opposta. Quindi lo scopo primario dell'opera di Dante è quella di indicare concretamente all'umanità la via per una nuova redenzione, che la riscatti dalla condizione di smarrimento e di corruzione, infelicità, miseria, e che la predisponga verso un corretto agire sulla terra, unica via verso la felicità celeste. Nella seconda parte del passo qui evidenziato, Dante attribuisce all'opera un carattere filosofico. In che senso? Dice: il genere di filosofia, poi, secondo il quale si procede qui nel tutto e nella parte, è l'attività morale, ovvero etica. Perché tanto il tutto quanto la parte non hanno un fine speculativo, ma concreto. Cosa significa? La Divina Commedia è un'opera poetica, ma può essere letta in chiave filosofica. Non però la filosofia speculativa, teoretica, cioè per esempio la metafisica, l'indagine su tutto ciò che sta al di là del mondo reale, no? Come nella filosofia di Aristotele, non è quindi speculativa, teoretica, ma è concreta, morale. Perché? Perché la commedia non vuole essere semplicemente, vuole essere innanzitutto un'opera che indica una possibilità di riscatto morale da una situazione di corruzione, di miseria, appunto, di infelicità, e la filosofia, diciamo il genere di filosofia che fa questo è proprio non è la filosofia speculativa, teoretica, ma è la filosofia morale. Chiediamoci qual è lo stato di miseria cui fa riferimento Dante nell'epistola a Can Grande. Più precisamente, a quale situazione storico-politica egli allude e in quale momento della sua esistenza decide di scrivere la Divina Commedia.